Ma un pareggio che lascia lo stesso stato d'animo di questo inizio di campionato, perché purtroppo abbiamo buttato tanti punti per la strada, oggi ne è la dimostrazione. Evidentemente ci manca qualcosa, evidentemente non siamo così bravi come pensavamo di essere. Oggi l'unica cosa che mi dispiace è che secondo me, se io sono un calciatore e mi chiamano dalla panchina, entro, mangio l'erba. E purtroppo quelli che sono entrati non hanno fatto assolutamente bene, anzi, credo che siano stati veramente la svolta della partita, in negativo. C'è il rammarico, quindi in casa Pescara la domanda delle domande è sempre la stessa. Auteri è confermato. Assolutamente sì, io devo dire la verità, mi sono abbastanza scocciato a Pescara di sentire sempre mettere in discussione chiunque. Noi a Pescara non costruiremo mai niente se continuiamo a comportarci così. Per quanto mi riguarda, Euteri sta al posto suo perché sta facendo un buon lavoro, lavora alla grande tutti i giorni, poi è chiaro che se non siamo in grado o abbiamo sbagliato qualche giocatore, purtroppo non è la colpa di Euteri. A voi Jacopo e Andrea. Ma l'ho detto prima io, cioè, purtroppo ecco perché dico Auteri, che cosa c'entra Auteri? Non è che Auteri ha messo in campo 4-5 scappati di casa, ha messo in campo giocatori che hanno comunque un valore importante. E se poi non sono entrati nella maniera giusta e non hanno inciso, l'idea di Auteri era quella di dare un po' più di freschezza e magari di cercare di chiudere la partita. Io credo che tutto sommato la vittoria, penso che il Pescara l'avesse meritata fino a quel momento. Poi è chiaro che ci stanno gli avversari, una mezza palla sporca, prendi gol e arrivederci. Poi mi piacerebbe anche rivedere le due azioni di su De Marchi e il fallo di mano alla fine del secondo tempo, verso la fine del secondo tempo, dove l'arbitro probabilmente il fischietto a un certo punto l'ha ingoiato perché ce l'aveva in bocca e stava per fischiare, ci ha ripensato all'ultimo minuto. Ma io parlo delle cose evidenti, non parlo delle cose che si possono anche non vedere, ma le cose evidenti bisogna vederle però, anche perché l'arbitro era lì in tutte e due le occasioni. No, non solo per quello, ma se andate a considerare, Dursi rientra dopo quasi 20 giorni, è stato a casa col Covid e comunque ha fatto 70 minuti. Memusciai era ammonito, Pompetti era ammonito, cioè, poi anche la gestione dei cartellini oggi non è che mi siano piaciuti tantissimo. Quindi voglio dire, è chiaro che il mister poi vede anche queste cose, perché rischiavi magari anche di rimanere in 10, quindi qualche cambio probabilmente l'ha fatto anche in questa direzione, ma non è quello, perché quelli che sono entrati non è che abbiamo tolto Memusciai e abbiamo messo uno scappato di casa, abbiamo messo giocatori che potevano fare tranquillamente bene. Probabilmente non c'è stata quella cattiveria che ci vuole, soprattutto da chi subentra, perché chi subentra veramente dovrebbe mangiare il campo. Non me la fare perché. Non me la fare la domanda, perché la domanda d'obbligo, la risposta l'ho già data adesso, quindi ho già detto che l'allenatore non c'entra nulla.
È perché entra in maniera sbagliata, perché l'allenatore non l'ha fatto giocare. Allora si dovrebbero giocare le partite in 22-23 ogni partita. C'è una squadra titolare ogni partita e c'è una panchina. Poi chi entra dalla panchina credo dovrebbe incidere un pochettino in più, ma a prescindere, non perché ha giocato o non ha giocato, perché è rispetto anche nei confronti degli altri compagni. Tanto, credo di essere stato molto chiaro, io oggi sono veramente incazzato con chi è entrato. Ma sicuramente noi a gennaio, adesso c'è un mese ancora davanti, un mese e qualcosa, quindi bisogna fare il più possibile in questo mese e mezzo. Poi quando arriverà gennaio sicuramente, dove ci siamo resi conto che forse manca qualcosa, dobbiamo intervenire, ci mancherebbe. Al primo posto che crede ancora? Ma noi non dobbiamo credere al primo posto, noi dobbiamo cercare di fare un campionato di vertice come ho sempre detto dall'inizio, e poi purtroppo la C ne vince una squadra sola. Se quelle che ci precedono andranno così forte, vuol dire che dobbiamo fare i complimenti a chi ci precede. Grazie Presidente, grazie mille. Grazie a voi.